Buongiorno, buongiorno. Siamo qui sul ponticello del cosiddetto laghetto di Corso 4 Novembre per chiedere a un nostro amico, il professor Giancarlo Raina, una breve storia di questo laghetto. Lui è stato testimone da ragazzino, visto che abitava proprio di fronte, in quella casa lì di fronte, è stato testimone della costruzione del laghetto, ma soprattutto ci rivelerà anche un bellissimo aneddoto sul progettista di questo laghetto. Allora Giancarlo, sei stato protagonista tuo malgrado, visto che abitavi in zona, dello scavo e della costruzione di questo bellissimo luogo, che secondo me è uno dei più belli che sono rimasti in Alessandria. Ci puoi dire qualcosa? Ah, è bello perché è caratteristico, non è molto, molto, molto grande, ma è piacevole. È stato realizzato quando io ero ragazzo, adesso l'età in particolare non me la ricordo, io ero studente e abitavo qui in quanto sì, mio padre aveva un negozio, c'era prima al posto del bar, che c'è tuttora, era una drogheria. E l'abbiamo visto proprio costruire. E il progettista, di cui non ricordo il nome, mi ricordo perfettamente il suo viso. Ed era un personaggio particolare perché so di preciso che si presentò in comune con un fascio d'erba sotto il braccio, con un po' di terra, che era uno dei primi tentativi di fare i giardini in modo moderno. Per questo suo modo di fare fu accettato. Poi piano piano io ho visto tutta la realizzazione dell'opera fino a compimento. Una volta lì al posto di quell'albero c'era una grossa cabina elettrica che stava molto male, fu tolta e l'impianto elettrico finì sottoterra come credo sia attualmente. E io ho vissuto qui parecchi anni, con i miei amici ci si incontrava spesso e niente, era diventato un nostro punto di riferimento e vedo che tuttora è tenuto molto bene, ci vivono animali, passano bambini, insomma un luogo particolare della città. Ma lo è ancora adesso, perché io che abito esattamente di fronte vedo la sera gruppi di ragazzi che si fermano di sera dopo cena, si fermano a conversare sulle panchine qua di fronte, evidentemente è un posto che ispira tranquillità e serenità. Ma ci venivo pure io negli anni 60 su queste panchine, sì, però, a chiacchierare. Però mi hanno detto, perché io non lo so, non c'ero a quei tempi in Alessandria, mi hanno detto che questo luogo era anche diventato, magari tu lo puoi confermare, un posto privilegiato per le cerimonie che venivano fatte nella chiesa di fronte, cioè matrimoni o anche cresime e prime comunioni, è vero? Esattamente, non solo, ma sul lato destro della chiesa c'era il campo sportivo, dove noi ragazzi andavamo sempre a giocare al pallone, sul lato sinistro d'estate c'era il cinema alla carta, quindi c'era una presentazione a tipo di periodo estivo, la sera si vedeva gente che passeggiava o entrava in un luogo nell'altro, era un luogo di incontro della gente. Sì, era praticamente il centro, il cuore del quartiere. Esatto. Quando erano altri i tempi, quando tutto ci sembrava più sereno e più esatto, la vita più semplice proiettato al futuro. Calcoliamo che la pista era un po' considerata la zona elite della città, diciamo i grandi nomi abitavano qui, Esatto. Ma qui c'era un palazzo, se ben ricordo, di tre piani al posto di questo che c'è tuttora. Questo condominio. Esatto. L'ultima domanda, visto ti solletti con quella tua linea artistica, tu come artista, se dovessi modificare qualcosa, fare delle migliorie, diciamo in questa zona o anche in questo tratto di corso, che cosa suggeriresti? Esattamente non saprei, la cosa che un po' mi disturba è quel muro che hanno edificato lì intorno alla chiesa, che soffoca un po', invece prima era tutto aperto, era molto più bello. Poi Piazza Mentana, che vicino era diversa, aveva una strada centrale e bassa e il giardino era un po' incolto, ma andavamo in una parte di
Ma in Piazza Mentana, quella piazza enorme, potrebbe starci bene una bella scultura, una bella scultura comunque che tratteggerebbe, diciamo, quella zona, darebbe personalità a quella zona. Ogni città ha un luogo in cui mettere una scultura, inserirla e poi rimanere nel tempo. Qui evidentemente non c'è questa sensibilità. Tra l'altro realizzare una scultura monumentale ha dei costi elevati, obiettivi, soprattutto se la si realizza in marmo. Comunque è una cosa che rimane per il tempo. Dico questo perché il nostro amico è anche uno scultore e durante l'amministrazione Calvo era arrivato vicino a poterla realizzare, ma poi per eventi politici è finito in una bolla di sapone. Però aveva presentato un progetto che era stato approvato, c'era stato anche il relativo accantonamento, la delibera, ma poi non da si mettere dove? Sulla rotonda di Piazza Mentana. Piazza Mentana. Che era una scultura che avrebbe raggiunto l'altezza di 6 metri e poi sarebbe stata sovrapposta a una base di almeno un paio di metri. Il marmo di Carrara. Marmo di Carrara era di circa 750 quintali, quindi un grosso lavoro. Io mi ho rivolto ai più grandi specialisti di Carrara che avevano fatto i preventivi allora, però poi finito giù. Va bene, ok. È una punta di amarezza che gli è rimasta ancora dopo 20 anni di questo episodio. Va bene, un saluto, grazie Giancarlo. Ok, arrivederci. Buongiorno. Ci vediamo poi in un altro video. Ciao a tutti. Ciao.